Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Michele Maino, sono stato giornalista nella mia vita e anche cuoco e altre cose. Sono qui per parlarvi del libro che ho scritto per Anima Edizioni e che racconta di un viaggio, in realtà di una serie di viaggi che ho avuto la fortuna di fare in Sud America, alla scoperta di un diverso modo di intendere la vita e la salute. L'ho scritto nel modo in cui sono abituato a scrivere, cioè attraverso lo strumento del reportage, perché mi sembrava egoista tenere per me tutte le cose meravigliose che ho visto, che ho imparato, tutte le piante magnifiche, gli animali, le persone, i luoghi, le atmosfere, no? E quindi le ho declinate in questo libro, che è un libro dalle tante anime, appunto, cioè la chiave è il reportage di viaggio, però racconta anche una storia, e in più c'è un apparato di note piuttosto consistente che serve per spiegare e approfondire senza appesantire il testo. E poi, mentre scrivevo questo libro, sono stato costretto a fare un lavoro di tipo etnobotanico, che significa di associare i nomi delle piante nella lingua dove io le ho conosciute alla nomenclatura scientifica, e questo, secondo il mio parere, rende il libro anche uno strumento importante per orientarsi in questo tipo di disciplina. Attraverso le pagine si esplorano tutta una serie di atmosfere, di situazioni nelle quali mi sono trovato, alcune molto serie, altre molto più divertenti, che hanno fatto da sottofondo a questo grande apprendistato che ho avuto l'onore di ricevere dai curanderos della foresta amazzonica peruviana e che ultimamente riscuotono molto interesse in tutto il mondo, cerimonie, piante maestre. La speranza è naturalmente che chi leggerà questo libro si innamori, si incapricci di queste tematiche e si renda conto che, nonostante la grande offerta e il gran parlarne, bisogna avere delle competenze per valutare che cosa è buono e che cosa è cattivo, e bisogna lavorare molto seriamente con queste tecniche, anzi io direi che è proprio un tipo di tecnologia del sacro che ti permette di comunicare con il mondo invisibile. Naturalmente mi rendo conto che dipende dal sistema di credenze di ciascuno come verrà recepito il libro, naturalmente. Per esempio, per un razionalista incallito, probabilmente questo libro non riveste alcun interesse, o addirittura potrebbe rasentare la ciarlataneria. Ma del resto io sono colui che racconta le cose, racconta la mia esperienza, indipendentemente da ciò che uno crede o non crede, perché appunto il credere o non credere, o che cosa si crede, è proprio il filtro attraverso il quale il testo può mostrare insomma la sua importanza o bellezza o quello che io ho cercato di dargli. E per quanto riguarda me, questo tipo di esperienze che faccio da parecchi anni hanno completamente rivoluzionato la mia vita, il mio modo di intendere la salute, il mio modo di intendere il mondo, di comprendere il cammino spirituale. E quindi sono infinitamente grato a questi luoghi magnifici, a questi maestri magnifici che mi hanno insegnato, accolto, ospitato e anche a volte trattato un po' male, se necessario.